Ciao a tutti, io sono Valentina, quella di Piccole Ricette. Oggi vi presento Sweet Case, un nuovo format che voglio portare sul canale. Si tratta di una serie di vlog di viaggio nei quali, oltre a farvi vedere i posti che visito di volta in volta, cercherò di darvi anche più informazioni possibili e consigli utili per non perdervi niente. Ovviamente il tutto con un'attenzione particolare ai cibi e ai ristoranti che secondo me vale la pena provare. La prima serie di questo nuovo format è su New York. Come vedere la Grande Mela in 5 giorni senza perdersi niente? Andiamo? Bel pieno di italianità, prima di andare a New York ci vuole. Ma si installo piccole ricette. E adesso ci aspettano 9 ore di volo. Com'è, buono? È il miglior pasto dell'aereo mai mangiato. Questo qua mi dicono sia agnello. Poi c'è una specie di insalata di risoni con bresaola, torta al cioccolato e lamponi, biscotti e una salsina che si chiama piri piri. Niente, noi siamo quasi arrivati, manca meno di un'ora. Non vedo l'ora di arrivare, siamo tutti e due stanchi morti e quando arriveremo dovremo cercare di raggiungere Manhattan attraverso la metropolitana, credo. Ne dovremo prendere penso due. Ok, siamo arrivati, distrutti, sfatti. Adesso andiamo a fare i controlli e poi cerchiamo di raggiungere Manhattan. Tre sono i modi per raggiungere Manhattan dall'aeroporto JFK. La metropolitana, con i suoi 50-70 minuti di viaggio per un costo di $7,75, divisi tra biglietto per l'air tram e per la metro. Il taxi, che impiega 40-60 minuti e costa dai $75 agli $80, ma è soggetto al traffico. Oppure l'elicottero, giusto in caso abbiate solo 8-12 minuti di tempo per raggiungere il centro e $200 che vi avanzano. Siccome noi ovviamente non avanza niente, abbiamo preso la metropolitana. Arrivati, siamo arrivati. Adesso andiamo in albergo. Stanco? Da morire. Scegliere l'albergo a New York è una questione che merita un pochino di attenzione. L'ideale è trovare un albergo che sia abbastanza in centro da non lasciarvi isolati e la vicinanza ad una fermata della metropolitana è un valore aggiunto in modo da velocizzare gli spostamenti durante il giorno. Fondamentale è però che non sia troppo vicino a Times Square e al suo inconfondibile sound. Sounds of the city. Woo-hoo! La cosa migliore è dunque stare nella parte sud-est di Midtown, sia dal punto di vista del prezzo che da quello della posizione. La nostra scelta è ricaduta su The Court, situato all'incrocio tra la Lexington e la 39esima, e a pochi passi dalla Central Station, che poi è lo snodo centrale della metropolitana di New York. E niente, questo era solo un assaggio di quello che sarà Sweet Case. Presto pubblicherò il secondo video. Intanto fatemi sapere se vi è piaciuto e se avete delle domande fatemele qua nei commenti. Anche per questa volta è tutto, io ho finito, vi mando un bacione, alla prossima, ciao! In descrizione trovate la piantina di questo viaggio con i luoghi visitati e tutti i link utili per avere più informazioni. Mi raccomando, cliccate mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Se invece avete domande fatemele qua nei commenti.